stanno arrivando segnalazioni dai nostri lettori di prenotazioni delle vaccinazioni in posti lontani da, un po' più lontani da Cremona. C'è un problema con le prenotazioni per le vaccinazioni? Ci sono due fattori. C'è un fattore che è legato alla accelerazione che abbiamo impresso al piano vaccinale, perché con i contagi che sono aumentati abbiamo ritenuto di dover ampliare il nostro piano vaccinale. C'è un secondo tema che riguarda un equilibrio che dobbiamo tenere tra il numero di hub e di linee vaccinali e gli ospedali che forniscono il personale per la vaccinazione e che in ospedale devono continuare a curare anche le altre malattie non Covid. E quindi questo è l'equilibrio, mi rendo conto che può essere non perfetto, ma è un equilibrio che dobbiamo mantenere, anche perché come Regione Lombardia siamo riusciti ad essere la regione più virtuosa, siamo a un 93% di adesioni al piano vaccinale e a un 90% di ciclo completato. Abbiamo aumentato anche le prime dosi e partiremo con le vaccinazioni per i bambini, anche queste con un'accelerazione che ci è stata data dal governo, quindi anche questo ci ha imposto a nostra volta di accelerare. La firma per il nuovo ospedale di Cremona sarà il giorno 15 io sono venuta ad annunciare appunto questa firma. Il nuovo ospedale di Cremona sarà una struttura che avrà una particolare cura nel benessere del paziente, sarà un ospedale che avrà anche una grande che darà una grande importanza alla sostenibilità ambientale e alla sostenibilità nella realizzazione stessa dell'ospedale e all'innovazione, anche all'innovazione tecnologica che aiuterà a tenere monitorati i pazienti in ospedale, ma anche in strutture intermedie, e quindi un ospedale che avrà l'obiettivo di un raccordo molto forte con il territorio. Questo raccordo sarà possibile anche grazie alla legge di potenziamento della sanità territoriale che grazie a risorse certe, sono 1,2 miliardi dal PNRR e 800 milioni dalla Regione Lombardia, darà la possibilità in tempi brevi di realizzare tutte le strutture territoriali. In tempi brevi perché nella legge di riforma abbiamo previsto che un 40% delle strutture verrà realizzato nel 2022, un 30% nel 2023 e l'ultimo 30% nel 2024. Solo in questa zona abbiamo previsto 7 case di comunità, 5 ospedali di comunità e 3 centrali operative territoriali. La prima casa di comunità partirà già a gennaio e sarà Soresina. Quindi c'è una implementazione molto rapida della legge, quindi una sanità davvero territoriale. Oltre alle case di comunità e agli ospedali di comunità abbiamo pensato e scritto nella legge a ambulatori, strutture però finanziate dalla regione, quindi una sanità davvero estremamente diffusa e molto vicina alle persone. Prevediamo anche di rafforzare l'assistenza domiciliare, quindi l'ADI. Il piano previsto dal governo ha previsto 30.000 nuovi infermieri nei prossimi 3 anni. La Regione Lombardia in questo momento ha una carenza di 1.200 infermieri, quindi facendo il calcolo di quella che è la quota di accesso della Regione Lombardia, che è un 17%, vediamo che è ampiamente coperta la quota della necessità del personale infermieristico. Per quanto riguarda la parte dei medici di medicina generale, stiamo lavorando con il governo per un'organizzazione che ci permetta una migliore rapporto con i medici, che sicuramente andranno valorizzati in questo progetto di revisione territoriale. Senta, uno dei problemi della prima ondata era la difficoltà del tracciamento.
di fronte al montare dell'epidemia. Adesso come siamo messi? C'è personale? C'è, stiamo seguendo? Noi stiamo facendo tracciamenti stiamo, tra l'altro siamo, credo, l'unica regione a sequenziare tutti i tamponi che facciamo, e non è un caso che Omicron sia stata scoperta in Regione Lombardia all'ospedale Sacco, proprio perché da aprile, da quando è diventata dominante Delta, o da quando comunque Delta è diventata una variante importante, la mia indicazione a tutti i laboratori è stata quella appunto di sequenziare tutti i tamponi. Il piano vaccinale, che diciamo sta dimostrando di essere comunque il miglior piano vaccinale in Italia, quindi i numeri ci dicono che siamo sicuramente la regione più virtuosa. Il mio appello è quello di fare rapidamente la terza dose, e comunque per chi non l'avesse fatto anche la prima.